Ragazzi, benvenuti in Albania, 21esimo stato del mondo. Sul volo c'erano veramente pochissimi italiani, che è una cosa positiva perché significa che qui, in questo stato, respireremo tradizione effettiva. Meno male il volo è durato tipo 50 minuti, perché dove ero seduto c'era un puzzo di piedi che sembrava di stare nella vasca e le palline del scarpamondo. E in questo viaggio sarò in compagnia di Hack, ovviamente Manu e il mitico Marco. Pezzi verdi, no, sono leche. Sim cambiata. Perché sì, in Albania bisogna cambiare la sim. 22 euro con Vodafone, 40 giga. Una bella Fiat. Dai che gas. Appartamento a 35 euro a notte. E questa è la cucina, è spezzata in due. Bisogna correre per scolare la pasta. È comodissimo, se hai bisogno appoggi questa sul batter, utilizzi, poi togli e Eccoci qua. Momento più bello della giornata: la camminata verso la cena. Sono le 10 di sera, come al solito quando si arriva in città, prima di mangiare passano le ore, gli stomaci iniziano a brontolare, il nervosismo sale, e per stasera cena, come da tradizione, sottomarca del McDonald's. Infatti qui in Albania, come in Islanda, casualmente non c'era il McDonald's, non esiste. E il semplice fatto che il cibo qui in Albania, ad esempio kebab, è molto più economico rispetto a quanto possono offrire fast food. Tipo, puoi trovare un kebab a 2 euro, 2,50 euro massimo. Però appunto, come in Islanda che c'è l'Actu-Tactu, pure qui c'è una sottomarca del McDonald's, che è il Colonat. Non c'è il McDonald's, ma il Burger King resiste. Ragazzi, che dire? Delusione. È chiuso. Non esiste più il Colonat. È stato abbattuto dal Burger King un mese prima del nostro arrivo. Ma poi c'è stata la recensione un mese fa su Google. Perciò niente, questo video si trasformerà in kebab economici a Tirana. Così. No, vabbè, che c'era... E un signore con una griglietta per terra, con le quelle pannocchie. Ah, sì, ma sì, era da solo attaccato un palo. 1-10. 1-10. Dai, 1-10, una pannocchia. 3, 2, 1, 4. Vai, uomo. Ha detto che la cucina con i piedi. How much for one? How much? Lo sta pagando per mangiare. Oh, sa di caldarrosto. C'aveva le maniche molto pulite, devo dire. Senti qui, il sapore, hai messo già? No, no, grazie. Oh. Tutto è buono adesso. Andiamo al kebabaro. Eccolo, miraggio, buonanotte. Fast food Albania. Ci si diverte qui ora, eh? I rotoli maxi proprio. E qui stiamo a mangiare non il kebab, ma il souvlaki, che sarebbe la versione appunto albanese del kebab, che ha una piedina più spessa e è super economico. Menù, c'è un bel po' di specialità street food, tutto scritto in albanese, non c'è traduzione in inglese, quindi mi piace questa cosa. Siamo presi un bel po' di specialità. Arsenale è arrivato, abbiamo i souvlaki per un costo di 250 leche, che sarebbe poco più di 2,30 euro. Invece abbiamo il souvlaki scomposto con insalatina, patate fritte, un botto di salsa, pomodori, per un costo di 500 leche, quindi poco meno di 5 euro. Poi abbiamo il kipriaki pita, che sarebbe una pita a base di pollo, però a panino, per un costo di 320 leche, che sarebbero 3 euro precisi. Alla fine un kebab con una mini pita non è grandissima, c'è un botto di carne, un botto di patine, ma ci hanno messo una badinata di salsa. Qui bisogna andarci in cattiveria. Tra un attimo. Però prima di continuare con il video, una piccola introduzione per parlarvi dello sponsor del video di oggi, NordVPN. Come vi ho fatto vedere nei precedenti video, l'Albania non si trova nell'Unione Europea. Perciò quando vai lì devi cambiare i soldi, farti la sim del telefono con un'offerta albanese, e l'indirizzo IP dei tuoi device come computer, telefono, si sposta dall'Italia all'Albania. Infatti quando aprivo TikTok mi capitavano per te tutti i video albanesi. E queste qui sono tutte problematiche che possono essere risolte appunto con una VPN, come NordVPN. Infatti puoi cambiare virtualmente la tua posizione dall'applicazione di NordVPN o anche dal computer stesso. Cambiando la vostra posizione nel mondo potete anche usufruire di sconti, ad esempio su Amazon, siti vari, oppure anche guardare serie straniere che ancora non sono uscite in Italia. Però secondo me la vera potenza di NordVPN è appunto la protezione che ti dà su internet quando navighi sul web. Infatti proprio come nella vita reale, qui si nascondono veramente tantissime minacce, come il phishing, dove appunto ti possono arrivare messaggi, email con link dove ti dicono: oh, hai vinto questo, mi devi aiutare a fare questa roba, come è successo a me l'anno scorso quando mi hanno rubato Instagram, ad esempio. Perciò con la funzione Threat Protection, NordVPN
ti fa riconoscere un po' questi link sospetti in modo che tu stia alla larga. Uno dei più comuni LEM ITM, che sarebbe quando ti colleghi a reti wifi pubbliche, ci può essere una fuga di dati dai tuoi device e quindi chiunque può accedere ai tue informazioni private. E per risolvere ciò, NordVPN crittografa sempre il tuo traffico quando ti connetti a queste reti pubbliche in modo da tenere alla larga i malintenzionati. Sono dei problemi che finché non si hanno, fidatevi, non ci si pensa, però poi quando succedono è terribile come situazione. Perciò ragazzi, se eravate interessati e volete farvi NordVPN, ho un'offertina per voi, che però purtroppo dura solamente fino al 1 ottobre, quindi non avete tanto tempo. Infatti ogni nuovo utente che acquisterà il piano biennale di NordVPN, udite udite, riceverà un buono Amazon. Se fate l'abbonamento 2 anni standard riceverete un buono Amazon di 10 euro, se fate quello di 2 anni plus di 20 euro, mentre se fate quello di 2 anni completo riceverete un buono Amazon di 30 euro. Ovviamente, visto che siete nuovi utenti di NordVPN, avete diritto anche a 30 giorni di prova, però questo buono Amazon naturalmente lo riceverete solamente alla fine di questi 30 giorni, quindi quando effettivamente inizieranno i 2 anni di abbonamento su NordVPN. Il link per ricevere questa offerta lo trovate in descrizione di questo video oppure nel commento pinnato in alto, e mi raccomando, abbiate molta prudenza sul web. Adesso torniamo al video. Perciò niente, quindi dall'Albania ragazzi, buon appetito. Carnina, tanta roba, mi sembra di pollo, ci sento anche una bella crosticina che sotto i denti è molto piacevole, bella tenera. E poi la pita, pensavo che essendo così spessa era un po' asciutta, invece scende da Dio, una meraviglia, bella morbida, generosi di ingredienti dentro, eh. Bella sprena, la salsina yogurt, la crosticina si sente, la parte grassa con questa salsina che è un po' acidula, tutto buonissimo. Dai, per 2 ore e 30 me ne sparerei 4 tranquilli. Adesso è arrivato anche sto sfilatino, così zitto zitto. Cioè, che alla fine di base la tigre è più forte del leone. Però, ah ok, c'è insalata, pomodoro, salsettina, però dentro un panino fatto a loro qui in casa, penso. Patatine surgelate, ma va bene così, non ci lamentiamo. La tigre è più forte del leone, cosa vuol dire? Lascia fare. Ma lui non gli lascio niente. Sei un animale. Lui mangia il panino e io do di morso a lui. Allora, Manuel, se vuoi dirlo, di cosa ti occupi, di cosa hai studiato? Ho studiato tecnologie alimentari. Okay. Sarò un futuro intenditore del cibo. Per ora sono solo un grande mangiatore, ma ho dei buoni prospetti. Se ne intende. Questo lo ingoio. Facile. Così, in scioltezza. Ah, questo è mio, mi ha lasciato il pezzettino. Se vuoi, speravo di essere di no, però se... Quindi è questo bullo. Proseguiamo. Lui? La tigre e il leone. No, dai, lui. Ma io penso che funzioni così. Te ti prendi un pezzettino di piadina, di pita. Io la salsettina la metto sotto, vai. Carnina. Là. Penso di non aver mai preso in tutta la mia vita il kebab al piatto io. Questa è la prima volta. Mini. Ragazzi, io penso che per questo video fare dei commenti razionali sia impossibile per la fame che abbiamo. È tutto buono. Carne, io, è buona per me. Favorisci di ketchup? Piadina, patatine e salse. No carne, i macro non si controllano. In barba al Colonat che fallisci così, viene fatti mangiare. Spazzolato in tempo record. È il suo turno di perire. Che di base ha diviso 4 questo, eh. No ragazzi, vengono delle porzioni minuscole. Più bisogna si fa. Cioè, quando vedi una persona fare questo significa che è veramente. Secondo fame. Me sul canale hanno un nuovo idolo. Dietro le quinte di Zini c'è lui. Bisogna fare il bis, un altro che va a barba, ho capito. Ketchup, maionese, cipolla. Puoi strofinare le mani bene sopra? Grazie. Come i mazzetti del burraco qua. Porca vacca. Bello soffice il panino. Molto più della pita e bello intriso dei succhi. Ha una marcia in più. Kipriaki, meglio il soufflà secondo me. Allora, prima mi ero lamentato che c'erano troppi ingredienti secondari e poca carne. Secondo me questo è la perfezione, perché la quantità di carne è giusta. Poi anche il pane è diverso rispetto a quello di prima, però o forse ce n'è semplicemente di più e lo preferisco. E poi il fatto anche che non ci fosse la salsa yogurt, che prima era una vagonata che andava a riempire troppo. E andando ad aggiungere anche il ketchup, secondo me questo è il migliore di tutti.
quelli che abbiamo assaggiato. Sa di quel panino che ti facevi alle medie, quando i genitori non c'erano in casa, tu ti buttavi tutto quello che c'era nel frigo? Sa di quello, felicità. Vabbè, a te io un panino così mai visto che era... secondo round, ragazzi. Da un altro kebabaro. Conto totale per tutta quella roba, più 4 acque, 14,75€. Quindi super economico. Siamo soddisfatti però? Vogliamo altro? Un altro? No, fratello, ne voglio un altro. Un altro ci sta. Poi comunque mi facevo notare che sopra il rotolo c'è la pelle di pollo, a pelle figlio di pollo. Bello artigianale, mi piace. È esattamente accanto... Ci spostiamo là. Ci siamo spostati letteralmente di 5 metri. Nuovo menù, nuovo locale. Questo ci ispira. Il dirimpule. Ofte bici anche, polpettine. Poi là c'è la foto di un kebabaro storico. Carino. Mi sarebbe piaciuto provare il kebab in quegli anni. Zitte, zitte, ste piade. Oh, mi ispirò di brutto. Sembra un crepe, ragazzi. Belle rustiche. Sembra un crepe. Ma fa tutta la carnina che esce. Qui tipo per... poco più di 3 euro il rotolino. Ah, questo odora proprio come un kebab normalissimo. Carne buona, però già più simile magari ai nostri kebab che si trovano in Italia con la piadina questo. Peccato che è piccolo. Se fosse stato di dimensioni proprio a kebab italiano, quello ignorante tipo avambraccio, che costava 3 euro, tanta roba. Forse italiano. No, magari. Questa è la fame. Evitabile. Sì, questo buono. Sì. Però la pianina era molto più buona, cioè il pane di prima. Questo accostamento formaggio e carne e kebab è nuovo. Cioè, sembra un po' una quesadilla, anche se non c'entra niente, però l'aspetto è quello. La definizione per questa è... laido e corrotto, bello unto, formaggio filante, cremoso con la carne, più formaggio e kebab. Non vorrei azzardarla, piatto della serata questo. Addirittura. Delizioso. Bravo, è rotolato così. È letto proprio. È letto. Voglio sapere mano. Quanto spinta, formaggio di già la sua. Però ti dico... Secondo me non c'entra niente il formaggio, bocciato. No. Non c'entra niente. Ma come? Non c'entra niente. Ma non è vero. C'è un sasso. No. È l'unica cosa che c'è in più rispetto agli altri. Copre tutto. Non c'entra niente. La piadina romagnola è meglio, però... Si difende. Piada pagata invece poco meno di 4 euro. Anzi no, rettifico. Piatto della serata, pannocchia. Se me lo stesse chiedendo il kebab più pesante al mondo è stato fatto nel 2005 e era questo qua e pesava 2,685 tonnellate. Capital più doner che albanese, però comunque valido. Però secondo me se volete mangiarvi il souffla che come si deve, fast food Albania, ci sta, approvato da me. Magari è super turistico, super mainstream, però è buono. Per chiusura gelatino albanese. Mi sono preso il limone che nessuno lo voleva. È buono. E loro vanno di tortine. Vai. Ok, c'ho la carta. Mi ha glassato anche il piattino? Vuoi che mangi anche quello? Dai, più.